Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Allora, con Lino Cangemi, presidente della Sud Trek, l'associazione di trekking di Gioia Tauro, associata con la Feder Trek, in occasione della giornata nazionale del camminare. Lino, un bel evento per tutta la città di Gioia Tauro, un tracciato urban trek. Spiegaci questa iniziativa. Allora, diciamo che questa iniziativa rientra nel programma nazionale della Feder Trek, alla quale noi siamo iscritti. È un evento che ha proposto il nostro presidente, che è Paolo Piacentini, e che sta avendo riscontro in tutta Italia. Abbiamo 136, almeno questi dati che avevamo fino a ieri, 136 manifestazioni in tutta Italia, dove associazioni trekking, nordic, hiking, di city bike e biciclette partecipano affinché si divulghi lo stare insieme, al di là se poi si fa camminando o in bicicletta. Lino, anche se l'associazione Sud Trek è molto conosciuta già non solo a livello calabrese ma in tutta Italia, visto i continui traguardi che raggiunge, spieghiamo agli amici sportivi come è nata l'associazione e quali sono gli obiettivi che si prefigge. L'associazione, diciamo, che è nata un po' per gioco, nel senso che io faccio già alpinismo da un paio d'anni e tornando lo faccio solitamente fuori in Val di Fassa, e poi tornando giù qua a Gioia Tauro, nella mia città, gli amici più cari mi invitavano sempre ad uscire. Da qui ci abbiamo trovato tanta partecipazione, e da questa partecipazione abbiamo deciso di fare questa associazione, appunto la Sud Trek. Abbiamo già raggiunto, come hai detto tu, molti traguardi, tra cui abbiamo fatto la scalata totale del Monte Rosa su Punta Agnifetti, abbiamo fatto varie escursioni sia in Calabria che in Sicilia e anche all'estero, in Polonia, sulle famose montagne Tatre. Dove, se non sbaglio, in Polonia c'è un gemellaggio con un'associazione di trekking polacca. Sì, questo è il nostro più grande orgoglio, che siamo riusciti a far sposare due culture totalmente diverse ma unite dall'amore per la montagna, con la Woski Podruge, dove le abbiamo portate anche nella nostra terra qui in Calabria a treccare, e si sono trovati veramente bene, hanno scoperto un ambiente a loro sconosciuto. Oggi, Lino, riscopriremo quelli che sono gli angoli della città di Gioia Tauro, ecco, è un modo diverso anche di conoscere e capire la propria città. Mentre gli obiettivi futuri della Sud Trek quali sono? Sì, sicuramente è un bel traguardo quello di oggi, che al di là di conoscere il nostro paese è un punto di incontro tra persone che magari si salutano soltanto, sai, camminare fa sempre bene sia allo spirito che al fisico. I nostri obiettivi sono quelli di organizzare un qualcosa per i bambini. Vorremmo fare una piccola scuola di arrampicata, che è il nostro progetto principale. Saremmo i primi nel sud Italia a fare questa cosa, non considerando la Sicilia che già c'è, per far conoscere a tutti i nostri ragazzi che è uno sport realmente che fa bene. Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com.